Signore e signori, buonasera. Eccoci una nuova puntata di Giallo Pistoia TVL. Oggi, insieme a me e Maurizio Gori, abbiamo un ospite per noi e una new entry. È un ospite che viene da Pratolino, o da Firenze, se preferite, ma lui viene da Pratolino. E in barba alle, poi parleremo anche delle ucronie. Ucronie, come? Ucronie? Ucronia, ucronia. Ah. Perché oggi il titolo del libro è L'enigma di Macallè, in Eritrea, e parla di una storia di un investigatore, di un commissario di polizia fiorentino, quindi il legame con noi l'abbiamo in pieno, ma che vive appunto in quelle terre, dove fa il poliziotto e dove è, mi pare, alla seconda avventura di queste narrate da Luca Ongolo per le edizioni SEM, e che svolge, come da buon poliziotto, un'indagine poliziesca. La curiosità del libro poi è in un'altra cosa, perché tutto sommato c'è un sottotitolo che, se ricordo bene, dice: e se fosse successo questo, o se non fosse successo quest'altro. Ovvero è un romanzo improntato in una realtà, nella realtà degli anni in cui questo poliziotto con la moglie vivono appunto a Macallè, vivono in Eritrea, ma parte anche un po' da un principio abbastanza curioso. Se l'Italia non avesse fatto la prima guerra mondiale... La seconda guerra mondiale. La seconda. Sì. Se l'Italia, o che per esso, non fosse successo questo, cioè se invece il Presidente del Consiglio non fosse stato Mussolini, fosse stato qualche altro, eccetera, eccetera. Cioè è una maniera di rappresentare la storia in una maniera un po' fantastica, fantasiosa, chiamatela fantapolitica, chiamatela fantastorica. E in questo avvengono degli eventi. Noi pare siamo negli anni 50, grosso modo, e avviene un delitto, e quindi ritorniamo in piena atmosfera gialla o poliziesca, per cui c'è sempre un po' questi due piani, e poi lungo la storia si perdono un po' di vista. Però la curiosità o la realtà è questa: gli eventi che avvengono, se fossero avvenuti in un'altra maniera, cioè addirittura a un certo momento Mussolini è ministro del governo, se essere primo ministro, presidente Matteotti, e avremo anche un ministro di nome Sandro Pertini. Quindi vedete, c'è un po' di combinazioni che nel mondo possono essere appunto fantasia, sì, però le volte anche la fantasia, ecco. Io e poi passo la parola a Maurizio, ovviamente. Intanto, ecco, vorrei chiedere al nostro autore, ecco, da dove è partito questo tipo di... che è molto singolare, è molto, io direi, anche a Maurizio... Anch'io non ho... È abbastanza... Sì. È molto originale. Ecco, perché sei partito volendo o storcere o distorcere o volendo dare... Ma io non credo si tratti, non se ne parlava prima voce, non è tanto un'interpretazione. Succedono gli eventi, potevano anche succedere in maniera completamente diversa. Sì, la storia si svolge in un passato che in realtà non è mai esistito. L'Italia ha ancora le sue colonie nel 58. E questo è dovuto a un evento, a una sliding doors, si direbbe, che ho collocato nella battaglia di Adua. L'Italia non l'ha persa, il 1 marzo del 1896, e quindi la colonia eritrea si è potuta espandere al nord dell'Etiopia, quella attualmente è il nord dell'Etiopia, e quindi non è caduto il governo Crispi, non è caduto il governo della sinistra storica, l'Italia non ha avuto interesse a entrare nella prima guerra mondiale, quindi non si è potuto affermare il fascismo e così via. E tutto ha preso, diciamo, un altro indirizzo.
In questa, diciamo, realtà parallela si arriva alle mie storie che sono ambientate negli anni 50 e quindi non c'è stato il fascismo, non abbiamo avuto Matteotti primo ministro, come dicevi tu, e attualmente però il ministro delle colonie Pertini espira una certa area di rinnovamento. Siamo nel 58 e l'Italia ha ancora la sua colonia, la colonia Eritrea, un po' come la Francia aveva le sue colonie in Nord Africa, come l'inglese aveva nel Kenya, non so, il portoghese aveva nel Mozambico e l'Angola e così via. E a me piaceva questa ambientazione perché, avendo lavorato molto in quelle zone, avendo vissuto però in Eritrea e anche nel nord dell'Etiopia, avendo avuto molti colleghi etiopi e avendo avuto molte persone che mi hanno raccontato e parlato di quei luoghi, che poi ho visto anche di persona, mi piaceva immaginarli così, ancora italiani negli anni 50. E il commissario Campani, che è il protagonista, è un italiano, quindi lui è bianco, è di famiglia toscana, fiorentina, però è nato lì. I suoi genitori lavoravano lì e lui è cresciuto lì. È cresciuto insieme ai ragazzi eritrei, quindi lui parla perfettamente la lingua del posto, e quando gli viene domandato: ma tu sei italiano? Lo dice: no, io sono eritreo. È un perfetto ibrido culturale fra gli italiani, fra la madrepatria e l'Africa. Lui tra l'altro ha studiato a Firenze, dopo finito il liceo è venuto a studiare a Firenze, ospite degli zii, si è laureato in legge a Firenze, però poi, finiti gli studi, non sapendo bene cosa fare, ha deciso che lui non si ambientava, la Firenze non gli piaceva, l'Italia non gli piaceva, sentiva nostalgia della libertà della colonia, degli spazi aperti, del clima diverso, di quell'aria di libertà che si respira, e quindi ha fatto il concorso per entrare in polizia e lo ritroviamo commissario alla questura di Macallè. Per esattezza storico-geografica, la Macallè attuale è in Etiopia. La mia colonia eritrea invece arriva a prendere anche il nord dell'Etiopia. Il confine attuale fra l'Eritrea e l'Etiopia è uno di quei classici confini a zigzag rettilinei lasciati in eredità dalle potenze coloniali all'Africa, ed è purtroppo un confine su cui si sono scatenate delle guerre anche sanguinose. Anche recentemente c'è stata una guerra civile che ha causato centinaia di migliaia di morti, di cui qui da noi si è saputo ben poco. Ecco, a me piace anche immaginare che questa diversa colonizzazione abbia lasciato poi in eredità a quelle popolazioni un confine diverso e più corrispondente alla realtà etnografica di quei territori. Ma senti Luca, già ha detto Giuseppe, una storia che si sviluppa su un piano temporale completamente diverso, dato da tanti fattori, cioè se certe cose non fossero avvenute, cosa sarebbe stata la realtà? E tu ce l'hai spiegato benissimo. Tra l'altro, comunque, il tuo libro è denso di tanti richiami, direi estremamente attuali. Il rapporto, tu hai detto bene, il protagonista, il commissario Campani, si sente eritreo, profondamente integrato, tant'è che parla benissimo la lingua, il tigrigno se non sbaglio, vero? Quindi parla benissimo la lingua locale e che è fonte di meraviglia di tante persone. E fotografa però una situazione dove ovviamente c'è tutta una serie di difficoltà, perché non è che è una colonia che vive solamente di cose positive. Ci sono aree depresse, persone che vivono in profonda povertà, che è una fotografia che penso tu abbia potuto conoscere veramente e realmente nei tuoi viaggi e nel tuo lavoro di agronomo in questi paesi. Ecco, direi che il libro quindi è anche un'occasione per tenere viva una serie di pregiudizi razziali che purtroppo sono diffusi oggi, ma lo sono anche nel tuo romanzo di fantasia, e quindi che chiaramente fotografano una realtà vera invece, che è anche quella attuale. Esattamente. La colonia che immagino io
naturalmente è figlia di un'Italia diversa, un'Italia che non ha conosciuto il fascismo, un'Italia in cui Matteotti è stato primo ministro, in cui tante riforme sono state fatte, quindi è comunque un'Italia, fra virgolette, migliore. Ma la colonia è sempre colonia, quindi per quanto apertura di credito possiamo fargli, i bianchi sono bianchi e i neri sono neri. I bianchi hanno la supremazia culturale e hanno la supremazia economica. I bianchi occupano i posti di comando e i neri occupano i posti, i posti al di sotto e fanno i lavori di fatica. E ovviamente c'è anche il razzismo. E in questo libro mi piace anche svilupparlo un po' questo tema, infatti gli episodi di razzismo si ripetono a diversi livelli. Il libro si apre con questo orrendo delitto che viene perpetrato ai danni di un onesto cittadino e poi non si scopre, non è così onesto, comunque è un delitto orrendo e il procuratore, il questore incarica una campagna dell'indagine, ma gli dicono indaga presso gli ambienti indigeni, perché questo delitto è così efferato, così orrendo che un italiano non può essere stato un italiano, ecco. Non può essere stato uno di noi. Quindi questo è un po' il brodo in cui si svolgono queste avventure. Tra l'altro fotografa una situazione che ovviamente noi riviviamo anche nella realtà di oggi, cioè tensioni politiche con gli stati vicini, chi il miglior colpevole non può essere che un terrorista che affianca il governo nemico del paese vicino. Insomma. Che l'estraneo, certo. E poi ci sono anche altri episodi tra cui... apro una parentesi, voi dovete sapere che il commissario Campani è un personaggio abbastanza indolente. Lui vive non a Macallè ma in un paese vicino dove possiede un albergo. Lui ha ereditato dai nonni un albergo e vive in una dependance dell'albergo che ha affittato a dei suoi amici in cambio di vitto e alloggio. Lui non chiede altro ma vitto e alloggio. Lui vuole fare una vita comoda, semplice, starsene tranquillo. E in questo albergo si verifica uno sgradevole incidente in cui una gita premio aziendale di un'azienda che vengono dall'Italia, praticamente si rendono protagonisti di un episodio veramente spiacevole ai danni del proprietario dell'albergo, della persona che gestisce l'albergo, che è una cara amica di Campani, e Campani è costretto a intervenire. E questo episodio racconta proprio una vicenda che io ho vissuto proprio in prima persona, non in Etiopia ma in Tunisia, ed è stata una di quelle occasioni in cui sarà capitato anche ad altri all'estero, uno è costretto un po' a vergognarsi di essere italiano, ecco. Si trova ad assistere a degli spettacoli, delle scene a cui non vorrebbe mai assistere. Quanto ti ci è voluto per scrivere questo libro, che è collegato anche a quello che è il precedente? Diciamo che sei entrato nel seriale, via, come si suol solito dire. Beh sì, il seriale fa parte del giallo, è un elemento ormai irrinunciabile di molti colleghi scrittori. Quanto tempo ci ho messo? A scrivere il primo... ci ho messo un mese, né più né meno, perché io sono uno scrittore, mi definisco uno scrittore per caso. Io ho scritto questo romanzo, il primo romanzo, perché avevo maturato dentro di me una vicenda, una storia, me l'ero immaginata nelle lunghe notti insonni, fino nei minimi dettagli. Però una gestazione è durata quasi 20 anni e non avevo il coraggio di scriverlo, mi vergognavo e... A un certo punto ho trovato il coraggio e mi sono messo lì e l'ho scritto in un mese. Il secondo, questo qui, è stata una gestazione più lunga perché io pensavo che fosse così facile, ma non lo è. E ho imparato a mie spese che mettersi a scrivere un romanzo non è uno scherzo. Quindi il primo l'ho scritto in un mese, diciamo che il secondo ha avuto una gestazione più lunga e mi ha insegnato anche tante cose su come si deve scrivere un romanzo. Bene. Detto questo, siamo arrivati alla fine del nostro primo quarto d'ora. Tenevo con la coda dell'occhio. Bene. Voglio che sofferenza. Allora a questo punto la parola alla regia per lo stacco pubblicitario. A tra poco.
Seconda parte del nostro incontro con Luca Ongaro. Prima di procedere a una lettura, volevo chiedere, c'è un personaggio, mi pare finora non abbiamo parlato, è un po' il personaggio negativo, ma qui si rientra più nell'atmosfera tipica del giallo o del poliziesco o del colpevole. Ogni romanzo si rispetta, abbiamo gli eroi positivi e quelli negativi. Sicuramente Angelo Fusina è l'eroe negativo, Scipa Femmine, Strozzino e chi ne ha più ne metta. Personaggio molto negativo, nasce da qualche... avevi in mente qualcuno in particolare o è un personaggio negativo perché occorreva nell'economia del libro un personaggio simile? Dunque, nell'economia del libro il personaggio, la vittima doveva essere un personaggio negativo. All'inizio viene barbaratamente trucidata, quindi la simpatia del lettore va nei suoi confronti. Però pagina dopo pagina penso che venga fuori in realtà che forse più che un assassino è stato quasi un atto di giustizia. A un certo punto l'ispettore Araia, che sarebbe il braccio destro del commissario, dice: la prossima volta questo Fusino l'ammazzo io con le mie mani. Il personaggio negativo no, non mi sono ispirato a niente in particolare, a nessuno in particolare, però non nascondo che durante la mia vita professionale all'estero, perché io lavoravo nella cooperazione allo sviluppo, come detto prima sono agronomo, ho avuto modo di conoscere tanti personaggi e non tutti erano personaggi positivi. C'è chi va a lavorare nei paesi africani e sudamericani, nei paesi in via di sviluppo, animato da genuino spirito umanitario. C'è chi ci va per arricchirsi, c'è chi ci va per spirito di avventura, c'è chi ci va perché le avventure col gentil sesso sono più facili. E, insomma, potrei anche sì, dire che diversi personaggi negativi che ho conosciuto hanno ispirato questo Fusina. Sì, poi naturalmente era necessaria l'economia del romanzo, perché alla fin fine il vero colpevole, l'assassino che si scopre non alla fine ma già a metà del romanzo, ci sono già abbondanti indizi che ci conducono verso l'identificazione. Alla fine secondo me si è quasi portati a simpatizzare per lui, insomma, povero diavolo, alla fin fine ha quasi compiuto un'opera di giustizia. Sì, va bene. No, che del resto lo stesso commissario, che è un po' in contrasto con i superiori, come si è già detto prima, cerca una soluzione che vada bene, cioè il colpevole deve essere per forza l'uomo di colore o le cose eccetera, però il commissario, lui apre dei principi, quello della giustizia che lo porta, diciamo, ad andare avanti nelle indagini, però anche nello stesso tempo è un po', diciamo, sarebbe quasi tentato, ma lui moralmente si sente a posto, perché lui va avanti in questa indagine, moralmente si sente a posto perché il personaggio non meritava nessun attenuante, nessuna concessione. Facciamo un breve saggio di lettura? Sì, giusto per inquadrare un po' la storia e i personaggi. La campagnola della polizia fece una spettacolare inversione a U proprio davanti all'entrata dell'albergo e si fermò con due ruote sul marciapiede. L'ispettore Araia allungò il braccio davanti all'autista e suonò il clacson un paio di volte. Araia Girmai era uno dei pochissimi funzionari della polizia coloniale di origine eritrea. Nonostante la corporatura massiccia, era di un'agilità e di una resistenza fisica straordinarie. Era completamente calvo e la sua grossa testa, lucida, incuteva subito rispetto. Collaborava con Campani ormai da molti anni e fra i due si era stabilito molto di più di una semplice intesa fra colleghi. Cocheb si affacciò asciugandosi le mani con lo straccio. «Arriva subito, sta aspettando Emma, e non suonare il clacson, abbiamo ospiti!» «Ciao Cocheb, scusa ma stamattina dobbiamo veramente correre. Che è successo? Un omicidio, hanno ammazzato un italiano giù a Macallè.» Cocheb si voltò le mani al volto. «Madonna, e sembra anche una cosa parecchio brutta. Ecco Francesco.» Araia scese e ribaltò lo schienale della campagnola per farlo salire. «Buongiorno, Box», lo salutò. «Buongiorno, Araia.
disse Campani gettando la borsa dietro e iniziando a contorcersi per accomodarsi sull'angusto sedile posteriore. Emma arriva subito, eccola, aveva dimenticato dei fogli in casa. La moglie arrivò uscendo di corsa dal salone dell'albergo. «Ciao Araya, buongiorno, scusatemi», disse e si issò accanto a Campani sul sedile di dietro. L'autista ripartì tirando le marce e suonando il clacson per far scansare i bambini, pecore e carretti trainati dagli asini. «Buongiorno Emma, no scusami, tu che oggi sono venuto a romperti le scatole». La donna, che era in Eritrea già da qualche anno, capiva un po' di tigrigno, ma non così bene come suo marito. «Rompere le spatole», chiese. «Rompere le scatole, come dite voi in italiano, Francesco?» «Rompere le scatole». «Dai Araya, se è una cosa grave non importa, anzi grazie il passaggio». «Prego, ma temo che il treno sarebbe stato più comodo». «Oh, basta con i convenevoli e dimmi cosa è successo, Araya», sbottò Campani. «Pare che abbiano trovato morto ammazzato il macellaio di via Bologna. Hai presente? L'ultima traversa di viale Duca d'Aosta». «Ho presente il negozio, sull'angolo di quell'altra via che non mi ricordo come si chiama. Lui non lo conoscevo. Come l'hanno ammazzato?» «Non so nulla, Francesco. Hanno telefonato stamattina presto in questura, ma non si capiva bene cosa era successo. Quindi ho mandato una macchina a vedere con Taurisano e Teuelde. Poi mi ha chiamato Teuelde per radio, dicendo di correre laggiù insieme a te, perché c'era il macellaio morto ammazzato. Gli ho detto di bloccare tutto e non fare entrare nessuno e sono corso subito a prenderti per fare prima». E qui si apre un capitolo che è quello di come lavora in questo contesto storico la polizia, innanzitutto polizia coloniale, teniamo a precisarlo, anche se l'ufficio della questura, però esisteva veramente la polizia coloniale all'epoca, e nel periodo anche della colonia. Ecco, in particolare è curioso secondo me come te poi ti avventuri nelle tecniche investigative del 1958 di questo periodo storico, e tra cui appunto c'è anche la polizia scientifica, insomma, che lavora. Sì, mi piace che tu abbia letto questo brano, perché dà anche un'idea della dimensione quasi familiare di questa polizia, perché il commissario e il suo braccio destro, l'ispettore Araya, sono amici. La moglie del commissario, anche lei, diciamo, viene caricata sulla campagnola, gli danno un passaggio già che ci sono. Quindi una dimensione molto, molto anche paesana, no? Certo, certo. E poi mi piace perché questa dimensione anche familiare della vita del commissario è una cosa che io ho cercato, perché volevo un commissario, un protagonista normale, no? Nei gialli ci sono sempre questi protagonisti tormentati che hanno storie difficili alle spalle, oppure dei presenti difficoltosi, oppure sono violenti o non fanno uso di droghe. No? La gamma degli investigatori del giallo italiano è popolata di tipi problematici. Invece il commissario Campani, tutto sommato, è un bravo uomo, normale. È molto legato alla moglie, la quale moglie peraltro lo aiuta nelle indagini. E io cerco sempre di usare la metafora del presepe, no? Nel giallo, che è una letteratura di genere, ci sono i personaggi, le figure nel presepe, no? Come nel presepe c'hai il bue, l'asinello, Gesù, Giuseppe, la Madonna, gli angelini. Anche in un giallo che si rispetti deve avere l'investigatore principale, nel nostro caso un commissario, poi c'è il braccio destro, poi c'è la polizia scientifica, in questo caso è piuttosto sgangherata come polizia scientifica, perché per tutta la colonia, la parte della provincia meridionale della colonia, sono in due e passano la maggior parte del tempo a non far nulla perché non succede nulla. Poi c'è il procuratore, poi c'è il questore, insomma anche io ho messo tutte le mie figurine del presepe, però ho cercato di declinarle in maniera un po' non convenzionale. Per cui anche la moglie, che aiuta il commissario nelle inchieste con le sue conoscenze, è un personaggio a cui sono abbastanza affezionato, perché Emma Giusti, la moglie del commissario, sono io. Lei ha quelle competenze tecniche che erano il mio lavoro. Quindi lei conosce le acque, conosce i suoli, sa analizzare le pietruzze che trovano sul luogo del delitto. E poi ci sono questi due della scientifica, nel primo romanzo non ci sono, compaiono adesso, che
diciamo, devo fare una specie di coming out. I nomi dei personaggi sono tutti di fantasia, ovviamente, no? Quando uno scrive un giallo usa dei nomi di fantasia. I due della scientifica si chiamano Marchetti e Boccardo, e io spero che non guardino mai questa trasmissione, perché Marchetti e Boccardo esistono veramente, sono due colleghi, due professori universitari, che erano con me quando io lavoravo, facevo il mio lavoro, nel consiglio direttivo dell'Associazione Italiana di Telerilevamento. Quindi ci occupavamo di osservazione della Terra, immagini da satellite, sistemi informativi territoriali, eccetera. E io venivo, diciamo, da un mondo, diciamo, di applicazione della tecnica, mentre loro invece erano scienziati che studiavano lo sviluppo delle tecnologie. E per cui a un certo punto mi sono dovuto trovare a pensare chi potrei mettere come scienziati. Marchetti e Boccardo, che sono due cognomi che in sé per sé non vogliono dire assolutamente nulla, ci sono migliaia di Marchetti e migliaia di Boccardo in Italia, però in questo contesto, quando Marchetti e Boccardo leggeranno questo libro, guarderanno questa trasmissione, poi mi verranno a cercare a casa per bucarmi le gomme alla macchina. Ecco, come è stato accolto un po' il mondo editoriale, è abbastanza vario e variegato. E questo commissario italiano che te dici, non si sa più alla fine se è un eritreo d'Italia o è un italiano di Eritrea. E tutto sommato è un personaggio abbastanza nuovo, anche se poi le competenze non cambiano. Poi te giustamente prima hai detto, sì, poi alla fine il personaggio di Emma è più ispirato a me perché l'attività professionale era la mia. Ma come è stato accolto nel mondo editoriale, che è sempre, salvo poi, che se ci siamo, se ne guardava prima, dovremmo avere anche una lunga serie dedicata a un, non è una brutta parola, a un contratto, anzi bene abbia un contratto, almeno è tranquillo quello che deve fare, ha un contratto e pare per sei, ecco, come, che accoglienza ha avuto? Ma diciamo dal punto di vista delle vendite, parlando proprio brutalmente, non so bene quanto ho venduto, perché cioè so quante copie cartacee, so quanti ebook, so quante copie dell'audiolibro, ma il libro è uscito anche in edizione economica l'estate scorsa, abbinato al Corriere dello Sport, e lì ancora non sono stato capace di sapere quante copie siano state vendute. Diciamo che per un esordiente penso un 6 meno di averlo strappato. E, diciamo, dal punto invece di vista del mondo editoriale, direi è stato accolto bene, perché, come vi raccontavo prima, questo romanzo ha avuto una storia abbastanza particolare. Io ho mandato il manoscritto in PDF allegato a una mail, ho scritto a varie case editrici, ero appena andato in pensione, ho detto, beh, ho scritto questi libri, non ho nulla da perdere, non ho una faccia, non ho una reputazione in questo campo, cosa mi può succedere di male? Quindi ho preso questo manoscritto, l'ho allegato a una mail e l'ho mandato a Feltrinelli, Sellerio, Giunti, Mondadori e via e via e via. E dopo 4 giorni mi ha telefonato l'editore della SEM, Riccardo Cavallero, che nel mondo editoriale italiano è un personaggio abbastanza noto, è stato il direttore generale della Mondadori, è stato l'amministratore delegato di Einaudi. Mi ha chiamato, mi ricordo, una domenica pomeriggio, ed eravamo in campagna da me, era appena finito il secondo lockdown, era, credo in assoluto, il primo pranzo che facevamo timidamente all'aperto, tirando fuori la testina fuori dal guscio, e nel mezzo del pranzo mi squilla il telefono e questo signore mi dice: sono Riccardo Cavallero, ho letto il suo romanzo, mi è piaciuto molto, gli ho detto ne ho scritti anche altro, me li mandi tutti, insomma, da lì a poco mi ha richiamato, venga su a Milano a firmare il contratto, e quindi io teoricamente ho 5 romanzi sotto contratto con la SEM, li ho anche già scritti tutti, quindi è solo questione di aspettare, penso uno all'anno usciranno anche le avventure successive del commissario. Il sogno di tutti gli scrittori. È il sogno di tutti gli scrittori, sì, io dico sempre sono uno scrittore per caso, oppure un'altra metafora che uso è quella di Alice nel Paese delle Meraviglie. Mi sono trovato a un'età ormai abbastanza
avanzata per mettersi a fare lo scrittore, proiettato in un mondo che conoscevo solo dal di fuori, dall'essere uno scrittore, un lettore compulsivo di gialli a farne parte. È entusiasmante, direi. Siamo arrivati anche alla fine della seconda parte della nostra trasmissione. A questo punto restituiamo la regia e vi aspettiamo tra pochi attimi. Allora, terzo round con il nostro amico Luca Ongaro. E ora vediamo un po' la fantasia di un altro nostro amico, Stefano Cavalli, che aggancio farà a questo romanzo che, diciamo, in buona parte si svolge a destra. Buonasera a tutte e tutti, buonasera Giuseppe, buonasera Maurizio, buonasera al vostro ospite. Allora, stasera vi porto un film del 2018 per la regia di Luca Miniero, un regista specializzato in remake, perché appunto suo, ad esempio, è il rifacimento di Benvenuti al Sud, che era una pellicola in origine francese. In questo caso si tratta di Sono Tornato, che è un remake appunto del film tedesco Lui è Tornato del 2015, nel quale si ipotizzava il ritorno di Adolf Hitler nella Germania contemporanea e ovviamente le conseguenze di questo ritorno. Inevitabilmente il film in questione non può che non prendere come riferimento la figura di Benito Mussolini, interpretato nel film da Massimo Popolizio, e la storia, appunto un po' anticipata, è quella del ritorno, la caduta dal cielo di Benito Mussolini, che non è invecchiato di un giorno rispetto al 1945. Qui farà l'incontro con un regista televisivo che è stato appena licenziato e che è interpretato nel film da Frank Matano, e Mussolini stesso vivrà, come dire, un nuovo successo mediatico nella società contemporanea. Il film ovviamente vuole essere una riflessione anche critica rispetto appunto al fatto che scusatemi, una figura come quella di Benito Mussolini può tornare idealmente, e quali sono gli impatti che una figura così forte avrebbe sulla società contemporanea. E il film ha ricevuto in generale degli apprezzamenti positivi. Cosa curiosa è anche il fatto che alcune sequenze, come già successo nel film originale, sono state girate un po' a candid camera, nel senso che comunque l'attore che interpretava nel film e che interpreta nel film Benito Mussolini ha girato un po' fra le persone, inconsapevoli, ecco, del fatto che ci fosse il film, che le riprese del film fossero in corso, e sono state registrate le reazioni di queste persone. Quindi un film che sicuramente fa riflettere, e anche un film comunque curioso e divertente. E noi appunto ci lasciamo come al solito con il trailer del film, in questo caso Sono Tornato del 2017 di Luca Miniero. Un saluto a tutte e tutti, un saluto Maurizio, un saluto Giuseppe, un saluto ovviamente a tutti i telespettatori e telespettatrici di TVL. Per decenni è scomparso. È senza dubbio il personaggio del momento. È stato il fondatore del fascismo, il capo del governo. L'italiano nuovissimo. E vostro nome? Benito Mussolini. Il mio obiettivo è di viaggiare per l'Italia e di riconquistarla. Sareste d'accordo su una dittatura? Ma una dittatura libera, però. Una dittatura non troppo dittatura. Un partito solo. Massimo due. Benito punto Mussolini è occupato, ma Dux 2018 è libero. Io non sono Dux 2018. Superuomo. Camicia nera. Eccellenza, lui. Preso. Onore e rispetto. Vabbè, beata lei, la ficcio con Gabriel Garco è presissimissimo. E che cazzo? E che cazzo è libero? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone. Progetti per
per il futuro? Fare l'impero. Che razza di persona sei? Un vincente. Eravate un popolo di analfabeti. Dopo 80 anni torno. E vi ritrovo un popolo di analfabeti. Quegli occhi non si dimenticano. Anche allora la gente rideva. Anche allora credevano fosse solo un comico. Bene. Come sempre devo dire che Stefano trova un aggancio per provocare delle riflessioni. Credo che questo sia stato un altro contributo interessante, veramente. Senti, tu avevi visto questo film, hai avuto occasione di vederlo, questo film? No, ne ho sentito parlare, ma non l'ho visto. Io ho visto, è effettivamente un bel film, insomma, sì. Devo essere, anche gli attori sono stati veramente sempre di grande livello. E direi, qui abbiamo ovviamente un contesto diverso rispetto al tuo, anche se c'è questi personaggi nel tuo romanzo. Benito Mussolini non è che fa una bella figura neanche come gestore della colonia, insomma, anzi, con una serie di indirizzi del governo che certamente non favoriscono, emerge dal romanzo quella che è anche una emancipazione della popolazione giovanile, perché vengono, se ben ricordo, impedito l'accesso agli enti pubblici nei concorsi degli eritrei. Quindi in qualche maniera qualcosa che richiama il passato. E io però vorrei anche farti una domanda un pochino per sciogliere anche certe questioni che sono più banali, ma che a me piace sempre cogliere, e cioè tu parli di un commissario che ovviamente in un contesto dove non ci sono, per fortuna aggiungo io, tanti omicidi, si trovano anche un po' in difficoltà nel gestire le indagini. Però c'è un aspetto che è curioso, e che è quello della cucina locale, che quindi mi sembra di capire tu hai conosciuto, e il commissario ha qualcosa in comune altri famosi commissari, e cioè il piacere della cucina. Sì, il commissario è stato costruito assemblando anche diversi elementi biografici e autobiografici. E uno degli elementi caratteristici è che a Luna crolli il mondo, il commissario deve mangiare. Il commissario Campani a Luna non mette le gambe sotto il tavolo e dà di matto. Questo anche per dire che, insomma, non è un giallo di quelli che uno poi la notte non riesce a prendere sonno perché è angosciato. Insomma, ci sono anche vari momenti ironici, vari momenti spiritosi. E sicuramente poi la cucina è un elemento fondamentale. C'è un episodio che io mi ricordo, la prima volta che andai in Eritrea con un collega, ci trovammo, abbiamo preso una macchina, eravamo per conto nostro e tornando avevamo fatto tardi, non riuscivamo a tornare ad Asmara per pranzo e ci fermammo in un paesino sperduto. Era il 1994, era finita la guerra da poco con l'Etiopia per l'indipendenza, italiani e turisti non se ne vedevano. E noi in questo paesino chiedemmo, ma è possibile mangiare qualcosa? Erano veramente quattro baracche ai lati della strada. E ci dissero, sì, guardate qua dietro, trovate uno spiazzato, forse hanno ancora qualcosa da mangiare. Che girammo per queste baracche, arrivavamo in questo spiazzato, c'era una tettoia di bandone con dei tavolini di plastica. Ci mettemmo a sedere e chiedemmo, è possibile mangiare qualcosa? Cosa avete? E questo proprietario del ristorante, il cameriere che ci venne ad accogliere, ci disse, no, mi spiace, ci sono rimaste solo le tagliatelle al ragù. Per noi fu uno shock culturale, capito? Dio mio, siamo nel 94, gli italiani hanno perso la colonia nel 45, c'è qualcosa che non torna. Ed è bello vedere proprio come la cultura italiana sia rimasta anche nel cibo, che poi alla fin fine è delle cose per cui noi italiani ci contraddistinguiamo di più nel mondo. Ci sono dei piatti nostri che sono diventati a pieno titolo elementi della cucina etiope, come gli atelli, gli spaghetti. E poi ci sono anche dei piatti locali che hanno dei nomi italiani, per esempio una cosa caratteristica si chiama tegamino.
piatto è una specie di purea di ceci, di purea di lenticchie molto speziata, che viene servita in un tegamino. Però chiaramente la parola deriva dall'italiano. E così, o al di là del mondo del cibo, che è comunque affascinante, c'è tutto il mondo della tecnologia, in cui le parole sono state mutuate dall'italiano. Gli italiani sono arrivati in colonia, in Eritrea, e hanno portato la tecnologia. Quindi lo sterzo, il freno, l'acceleratore, tutti questi termini sono in italiano. Non solo, ma anche cose apparentemente semplici come scala, finestra, sono parole del tigrino che sono state mutuate all'italiano. Quindi sì, certo, il cibo come elemento di interesse. Un'altra cosa che mi viene in mente, il krapfen con il buco tondo. In tigrino si chiama bombolino. Bombolino. Dove chiaramente un italiano che viaggia per quelle zone laggiù si sente immediatamente a casa. Che qualcosa a scuola non gli è stato raccontato fino certo. In fondo, mettiamola così. Tra l'altro ci sono dei piatti invece tipicamente eritrei. Io ho avuto la fortuna di poterli assaggiare a Firenze, ma moltissimi anni fa, dove per un breve periodo ci fu un gruppo di eritrei che aprì un piccolo ristorantino e quindi c'era questa tipo di pane azimo, scusate sì. se lo semplifico in questa maniera, che però è umido, in cui te tu sì, prendevi esatto. da un piatto unico, ovviamente da una porzione unica dove tutti si mangia prendendo con le mani, insomma, perché la forchetta non esiste, no? Correggimi se sbaglio. Insomma, l'ingera, sì, si chiama ingera questo pane. Esatto. E poi c'era, l'ho descritto anche nel romanzo, la cerimonia del caffè, perché il caffè è una cultura, una pianta originaria dell'Etiopia, da lì si è diffusa nel resto del mondo, ma nella cultura locale ha un ruolo veramente molto importante, quasi, quasi sacro. L'ospite viene accolto con la cerimonia del caffè, quindi la padrona di casa si mette il vestito tradizionale, sparge per terra delle erbe in segno di accoglienza e di festeggiamento, e poi il caffè viene tostato a mano su un braciere. E viene anche bruciato dell'incenso, il profumo del caffè viene fatto annusare agli ospiti portando a giro il pentolino della tostatura. Poi, mentre il caffè viene macinato, viene cotto del popcorn, e poi il caffè viene offerto agli ospiti, viene fatto cuocere per ricotto per tre volte, vedete, tre volte, esatto, questo, è una cosa molto complessa sì. che prende anche molto tempo, certo. Cioè il caffè dura mezz'ora, tre quarti d'ora, non è... È un'occasione per stare insieme, insomma. Non è il nostro espresso al bar, ecco. Certo. È proprio una vera e propria cerimonia, un rituale. Giuseppe? Ultimo assaggio del personaggio del commissario, che forse è meno ucronico di quello che si pensi. Lui è fiorentino di origine, di vita, e quindi uno dei suoi rituali la domenica è di sapere cosa ha fatto la Fiorentina, poi se ci rimanga bene o male vedo un altro discorso, ma insomma questo testimonia anche la vitalità del personaggio. Questo è un altro degli elementi autobiografici che ho travasato nel personaggio. Anche lui ha questa croce da portare di essere tifoso della Fiorentina. Tutta la vicenda ovviamente si svolge in un universo parallelo, la storia è completamente alterata e le vicende sono totalmente inventate. Le partite della Fiorentina che scandiscono la vita del commissario e l'indagine invece sono vere. Quelle sono le partite storicamente giocate dalla Fiorentina nel 57-58 con quei risultati lì. Ed è anche, diciamo, una delle difficoltà dello scrivere far coincidere i risultati delle partite, lo stato d'animo dello scrittore e l'andamento dell'indagine. Quando la partita va male il commissario si deprime e l'indagine rallenta, poi quando la Fiorentina vince il commissario se l'ingalluzzisce e l'indagine acquista nuovo slancio. Certo. Il primo editor del romanzo mi disse: ma tutte queste partite della Fiorentina potremmo anche spostarle, potremmo ambientare la storia in un'altra epoca. Ho detto: no, come? È tutto inventato, ma la Fiorentina, per carità, giù le mani.
Quindi, come vedete, nello scrivere un libro, anche un libro abbastanza singolare come questo, poi gli spunti vengono sempre dalla realtà, da quello che si vive, da quello che si legge, da quello che piace, perché l'autore, ricordate, le cose vivono tutto sommato, lo vivono in tante parti, ma lo vivono quello che scrivono, e quindi hanno molto del loro. Maurizio? Bene, siamo arrivati alla chiusura anche di questa nostra trasmissione, ringraziamo Luca Ongoro che è stato con noi, anche Stefano Cavalli per il suo contributo, e i nostri telespettatori che ci hanno seguito, e quindi niente, vi salutiamo e vi rimandiamo alla settimana prossima per la nostra prossima puntata di Giallo Pistoia su TVL.